Grazie Presidente Santo Susto che come sempre è molto attento e sensibile. Abbiamo questo tema di oggi che riguarda le riflessioni sul ruolo dell'esperto del giudice che tocca ovviamente direttamente la vostra professione e quindi ritengo che sia di straordinaria attualità per il vostro lavoro. Ringrazio oltre al Presidente naturalmente del Collegio dei Geometri il giudice Fabrizio Ciccone del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi che ci onora della sua presenza come il geometra ci troviamo ad articolare il dibattito, poi seguirà dopo gli interventi degli esperti, chiaramente anche avremo la possibilità di aprire un confronto, un dibattito, se vorrete poi porre delle domande naturalmente i nostri ospiti sono a vostra completa disposizione. Io partirei proprio con i saluti del Presidente Santo Susto al quale cedo il microfono. Allora, grazie direttore, grazie a voi tutti per l'intervento così numeroso, significa che se abbiamo trattato la materia del genesi abbiamo colto nel segno, perché se c'è un'attenzione così forte da parte della categoria significa che il tema è sentito. E ovviamente devo ringraziare l'intervento del direttore che ormai è una nostra abituale ai nostri convegni e ringrazio per la sua sensibilità e la sua disponibilità sempre alle mie chiamate, disturbo a volte anche di domenica, devo dire, è sempre molto disponibile. Devo ringraziare i tribunali, tutti e tre i tribunali che hanno assicurato la loro presenza, c'è qualche assenza ancora, speriamo che arrivi qualche altro giudice. Almeno quello di Avellino ci aveva dato la disponibilità per oggi, probabilmente qualche intoppo nell'ultima ora non ha fatto sì che non sia ancora presente. Ringrazio gli ordini degli avvocati che hanno dato la loro disponibilità, penso che fra poco ci raggiungeranno anche loro, tutti e tre gli ordini degli avvocati, quello di Avellino, di Ariano Irpino e di Sant'Angelo dei Lombardi. E in ultimo, ma non in ultimo, chi poi deve relazionare oggi qui è l'esperto della nostra categoria, che è Paolo Fabiani. Io forse avuto modo di conoscerlo nelle varie pubblicazioni che lui ha fatto, effettivamente è per noi il punto di riferimento della categoria. Paolo, io ringrazio per essere venuto perché poi ci onorerai la tua presenza delle tue lezioni da domani, perché caro direttore, noi da domani ci cimenteremo per la prima volta credo nel Collegio di Avellino e anche credo non solo nel Collegio di Genova ma forse tutti gli ordini professionali che si fa un corso di questo livello. Io me l'ero prefisso quando sono diventato presidente della Verità e di questo devo ringraziare il mio consiglio direttivo, in particolare della vecchia che oggi è qui, che mi ha è il consigliere del Tenore che mi hanno qui arrivato in questa cosa insieme a tutti quanti gli altri, ma loro in particolare li voglio citare perché comunque mi sono stati vicini in questa fase di organizzazione. Ebbene, dicevo, noi ci siamo, quando sono diventato presidente, ho detto noi dobbiamo fare o un convegno o quantomeno dobbiamo fare un corso su questa materia del CTU e perché no anche del consulente di parte, perché crediamo che questa è una fetta di professione che noi facciamo e senza falsa modestia penso di poter dire che facciamo anche bene, sia per quanto siamo chiamati dal giudice sia quanto siamo chiamati dai clienti privati per le nostre perizie, senza nulla togliere alle altre categorie, per carità, non è mio costume fare assolutamente polemica, anzi, però io ci tengo in questa fase e proprio io vengo da Roma, sono stati due giorni intensi, abbiamo fatto l'assemblea dei presidenti e si discute di riforme professionali, di competenze, ma più che altro si paventa anche un'unione di tre collegi, di tre professioni, quella dei periti industriali, degli agrari e dei geologi. E probabilmente inclusa in una legge di riordino delle professioni ci sarà anche questo, caro Paolo. Dobbiamo affrontare anche questa nuova sfida. Ma e quindi devo dire, si è parlato in questi due giorni di professionalità e di professione, ribadendo che la nostra è una professione
molto polivalente, e noi ci teniamo che questo rimanga, deve rimanere, perché se siamo stati dal 1929, caro direttore, dal 1929 che abbiamo una legge, il Regio Decreto, che è pur vero che ha fatto i suoi tempi, perché ha 82 anni, credo che sia il momento che si venga a una riforma di tutto. Però è pur vero che nonostante tutto, se è durato tanto tempo e ci ha fatto in modo che tanti colleghi hanno lavorato, stiamo lavorando ancora con quella, significa che probabilmente il legislatore di allora probabilmente avrà qualche cosa da imparare a questi legislatori di oggi. E allora dico, nel conservare la nostra polivalenza, dobbiamo però, la polivalenza si conserva se ci specializziamo in tante cose. Bene, e questa occasione di oggi è il corso che si farà per 50 colleghi, credo più o meno circa, che andremo a fare in questi tre giorni, e chiedendo a loro un grosso sacrificio, perché si tratta di stare alle 9 alle 18 in collegio con un'ora di spacco per un piccolo pausa pranzo, onestamente è tutta. Quindi chi affronta questo corso, io lo devo già ringraziare adesso per quello che farà. Però noi ci siamo posti questo obiettivo, questo della formazione. Noi è obbligatoria, come dicevo, il nostro Consiglio Nazionale ha fatto una direttiva, quindi ce l'ha resa obbligatoria, e noi la stiamo perseguendo in tutto e per tutto. Credo che, senza voler essere così avanzarci delle nostre, avanzare grosse cose, però nel nostro piccolo, caro Paolo, noi siamo un collegio di 1200 iscritti circa, credo che qualche primato lo stiamo stabilendo, devo dire. Ho avuto i complimenti oggi a Roma da qualche collega che lo diceva in macchina quando siamo venuti, e onestamente poi fanno piacere, ma non fanno piacere a me in quanto tale, come persona, ma fanno piacere per la provincia di Avellino e per il collegio di Avellino. E quindi giungo a una piccola notizia e poi chiudo. Da stamattina penso che avrete potuto avere modo di vedere, sul nostro sito è comparsa la nuova piattaforma e-learning per fare i corsi a distanza in maniera telematica. Ebbene, ci sono sicuramente dei corsi adesso, per il momento chiamiamoli banali, gratuiti, ma è questo per incominciare a testare la cosa, ma poi arriveranno anche i corsi di questa portata, sicuramente quando Paolo poi ci vorrà fornire le sue lezioni per poterle mettere anche lì. E quindi questa è solo una notizia fresh, ma su questa nostra piattaforma andremo a fare tutti i corsi, anche quelli che faremo in maniera tradizionale, e lì tutti quanti voi registrandovi e facendo l'account potete poi avere anche reso conto dei crediti formativi maturati durante il percorso e per i periodi così come stabilito dal regolamento. Per il momento non ci sono ancora, anche quelli che già avete maturato perché giustamente essendo partita oggi non c'è stato il tempo di poter inserire tutto, ma spero di poterlo fare nel mese di giugno tutto questo, anche perché abbiamo avuto un poco di problemi a livello di segreteria, per qualche piccolo problema della segretaria, a cui rivolgo il mio saluto, il mio ringraziamento, e penso di chiedervi un applauso per lei in questo momento. E quindi dicevo, questo come notizia, poi pian piano ci sono dei numeri di telefono, c'è il consigliere della Vecchia e il consigliere Prevede che sono i responsabili di questa piattaforma, fortemente voluti responsabili da me. Questa volta mi sono pigliato questa cosa di impegno di poterli rendere responsabili a tutti e due, quindi saranno a vostra disposizione per tutti i chiarimenti. E per cui questo era quanto ci tenevo a dire, però credo che appunto questo di oggi è una tappa delle tante altre che già abbiamo fatte e che faremo ancora, spero, insieme. Per cui io non rubo altro tempo, vi ringrazio per l'attenzione, e appena poi, se ce n'è bisogno durante il dibattito, riprenderemo la parola. Grazie a tutti. Appassionato nei suoi interventi e sempre con il suo colletto di geometri presente a tutte le iniziative. Diceva il Presidente, questo incontro in qualche modo precede il corso, che sarà una sorta di
percorso duro, di fatto di sacrificio, da quanto ci ha annunciato il Presidente, ma un corso fondamentale per la formazione, per la vostra professione. Andiamo al cuore del convegno con i primi interventi. Il primo intervento è quello del geometra Paolo Frediani, che ci parlerà delle qualità oggettive e soggettive del consulente. Ci sono state delle novità dal punto di vista normativo, ci sono delle novità importanti e quindi è giusto ascoltare il parere di un esperto. Prego. Grazie. Spero di non mettere in difficoltà nessuno, ma io preferisco parlare in piedi, questo è brutto vizio, e non farò uso i microfoni visto che Madre Natura mi ha dato una bella voce. Ringrazio Antonio Santosuoso, il Presidente, di avermi invitato qui oggi con voi. Faccio i complimenti innanzitutto a voi, perché l'iniziativa che vi ha presentato adesso il Presidente, vi posso assicurare e vi posso dire che mi vanto di questa qualità, non per particolari dotazioni, ma perché girando tutto il paese per i corsi è la prima iniziativa in assoluto in Italia, quella dell'e-learning, parte Avellino come prima iniziativa, quindi dovete essere orgogliosi del vostro collegio, perché è sicuramente una cosa molto molto bella. Allora, a me tocca l'ingrato compito, ve lo dico da solo perché l'intervento me lo sono fatto io, per cui di parlare delle qualità del consulente. Allora, vorrei fare con voi queste brevi riflessioni. Niente di più, non hanno particolari, come posso dire, qualità questa trattazione che farò io, ma vorrei percorrere con voi una piccola strada fatta di piccole riflessioni per capire che chi è e che cosa fa questo consulente. Allora, anzitutto diciamo che le qualità del consulente spesso, come posso dire, parlo del consulente tecnico d'ufficio naturalmente, quindi si sta parlando del ruolo di ausiliario del giudice nel processo civile, poiché quello penale si identifica con il termine perito. Allora, dicevo, questo aspetto delle qualità del consulente spesso lo si vede scritto sui biglietti da visita. Le targhe negli studi, all'ingresso degli studi, spesso citano consulente del tribunale di, oppure biglietto da visita consulente del tribunale di. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che molto spesso questa, come posso dire, questi incarichi, questa qualifica, diciamo così, riveste una sorta anche di prestigio professionale per tutti noi, per chi lo fa, dà una sorta di, come posso dire, garanzia in più, quella qualità in più che magari un professionista può vantare. Perché? Perché spesso quel professionista, le conoscenze private di quel professionista sono messe a disposizione della pubblica giurisdizione, quindi della pubblica autorità, ma diremmo nell'interesse supremo della giustizia. Quindi è sicuramente visto con una sorta anche di fascino, e sicuramente anche con una sorta di prestigio da vantare nella nostra professione. Talvolta vi è anche una sottoforma, diciamo, di condizione, soprattutto nei giovani, di soggezione verso questo ruolo, proprio per le responsabilità che riveste, ancor più oggi, dobbiamo dire. E quindi viene visto con una sorta di rispetto, no? Perché? Perché molto frequentemente, ormai sempre di più, direi nel processo attuale, parlo del processo civile, l'attività del consulente si sostanzia spesso la decisione del giudice. Ovvero, dove le questioni di natura tecnica hanno ad oggetto poi la questione in causa, quindi dove le questioni fondamentalmente di lite si risolvono in questioni tecniche, una su tutte le divisioni immobiliari, una su tutte le riconfinazioni, ed altro ancora, è chiaro che le conclusioni a cui perverrà quel consulente formeranno la base per la decisione giudiziale. Quindi non è sbagliato dire, anche se mi rendo conto che è un sillogismo piuttosto forte, nel dire che spesso è il consulente che suggerisce la decisione al giudice, che ovviamente dovrà fare con tutte le sue considerazioni, anche perché l'intervento del consulente si esplica in una fase che si chiama fase analitica della causa, mentre invece poi sarà la fase sintetica, quella dove il giudice esplicherà la propria decisione. Quindi dicevo che è decisivo per l'esito della causa. Ma allora la domanda che ci vogliamo porre, e che provocatoriamente è stata posta come sottotitolo a questo evento, è: ma un buon tecnico è necessariamente un buon consulente per il giudice? Questa è la domanda.
Un buon tecnico che significa? Un tecnico d'esperienza, un tecnico che ha le conoscenze scientifiche giuste, corrette, compiute, motivate, è un buon consulente. Allora, incominciamo a vedere sotto la lente del codice di procedura civile che cosa prevede per i requisiti di iscrizione all'albo. Molti di voi sicuramente sono già iscritti, molti di voi vantano esperienza anche di molti anni nel ruolo, per cui sanno bene che per aver fatto la domanda, per fare la domanda in tribunale per iscriversi all'albo dei consulenti, quello previsto dall'articolo 15 delle disposizioni attuative, i requisiti sono questi tre, che devo dire spesso si riducono a due, perché la speciale competenza tecnica spesso è ritenuta sufficiente con l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale. Allora, queste appunto, una speciale competenza tecnica, dice la Cassazione. Ovvero, non è semplice dire io sono iscritto all'albo o all'ordine per dire conosco. Quindi, più che il poter fare, bisogna passare al saper fare, che è una cultura diversa. Poi la condotta morale specchiata, che si identifica spesso in non aver riportato condanne penali e civili che condizionano l'attività professionale, ma anche non aver dimostrato spregio della legalità. Quindi una visione più ampia la condotta morale specchiata. E poi appunto l'iscrizione alle rispettive associazioni professionali. Qui si parla associazione, naturalmente significano ordini o albi. Per coloro che non li hanno, debbono essere iscritti agli elenchi delle camere di commercio, degli esperti nei settori vari delle camere di commercio. Quindi, se io dovessi ridurre il tutto alla lettura del codice, dovrei concludere che il CTU è un esperto di condotta morale specchiata iscritto all'ordine o albo professionale. Questi sono i requisiti che ci chiede la norma per essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici. Allora, non voglio abusare la vostra pazienza, però permettetemi un'altra domanda. Dico, ma secondo voi sono sufficienti? Allora, il problema che dobbiamo porci è: questi tre requisiti, che spesso torno a dire si riducono a due, sono sufficienti a garantire un assolvimento complesso, articolato, difficile, come quello di oggi nell'assolvimento di un ruolo di assistenza al giudice in un processo civile? Allora, qui bisogna passare a un'altra valutazione. Perché? Beh, cominciamo a fare un'analisi critica, consentitemi, il ruolo che mi sono ritagliato io qui oggi è quello. Allora, diciamo che il codice di procedura civile dà per scontato una cosa fondamentale, che è la conoscenza giuridica. Perché? Beh, nessun giudice vi chiederà mai, quando andate ad accettare l'incarico e quindi ad essere sottoposto al vincolo rituale del giuramento, nessuno vi chiederà mai se voi avete chiare le regole del codice di procedura civile. Nessuno vi chiederà mai il significato dell'articolo 101 del codice di procedura civile, che statuisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, no? Il principio del contraddittorio, che guida anche l'attività del consulente, perché incombe prima che su di noi, su giudici. Allora, nessuno ve lo dirà, quindi danno per scontato queste conoscenze. Negli incontri di studio, nei corsi, nei convegni, spesso a me capita di assistere, devo dire, una sorta anche di così, come posso dire, valutazione critica, di assistere spesso a trattare molto frequentemente materie scientifiche piuttosto che materia giuridica. E guardate che la materia giuridica in una relazione peritale conta quanto quella scientifica. Perché io posso fare una consulenza tecnica ineccepibile sotto il profilo scientifico, ma che può essere annullata nella prima udienza successiva al deposito, poiché ho violato gli istituti fondamentali, quale appunto il principio contraddittorio, annullamento relativo, tutto quel che si può dire, però potenzialmente vi è questo pericolo. Allora, c'è un'assenza di percorsi specifici nei cicli formativi. Noi, devo dire, credo tutti voi, come me, nei nostri cicli di studio abbiamo affrontato il diritto sotto un profilo privatistico, ma non
cioè non ho mica mai fatto un corso su come si dovrebbe svolgere l'attività di consulenza giudiziaria. Non ci hanno mica detto quali sono le prerogative del consulente, quali responsabilità del consulente. Sono tutte cose che si dà per scontato, ok? Poi c'è l'altro aspetto, e devo dire questo è responsabilità nostra. Talvolta quel ruolo viene vissuto come incidentale rispetto alle altre attività, lasciatemi dire, ben più remunerative rispetto a quella della consulenza tecnica, no? Quindi talvolta, se ne parlava prima con il dottor Ciccone, si diceva, capita che qualcuno mi sento dire, ma io faccio 2 o 3 incarichi all'anno, mi tengo in allenamento, come andare in piscina una volta a settimana, no? Dice, faccio 2 o 3 incarichi all'anno, non avendo la cognizione esatta di cosa significa andare ad assumere un incarico, le responsabilità che incombono su di me nel momento in cui accetto quell'incarico. Ecco che allora è anche per certi aspetti responsabilità del professionista, meglio anche delle categorie, che non indicano all'iscritto, attenzione, prima di andare ad assumere un incarico deve avere delle conoscenze adeguate. Come se io paradossalmente decidessi di far progettare la mia costruzione, la costruzione della mia casa, a un progettista che non conosce le norme tecniche sulle costruzioni. Voi dite, ma è impossibile. E purtroppo questo accade frequentemente, molto frequentemente, non nelle costruzioni, ma spesso nelle consulenze tecniche. Sì, assenza di sviluppo del concetto di qualità. Non si è mai parlato di qualità delle consulenze. Si parla di qualità professionale da una vita, si parla oggi più che mai, si parla di qualità nelle valutazioni immobiliari. Esiste un percorso di certificazione professionale in Italia sulle valutazioni ai fini del rilascio e della concessione del credito, eppure su un'attività così responsabile, diciamo, e così forte sotto il profilo anche della, come posso dire, lasciatemi passare questo termine, l'incidenza sulla vita degli individui, perché quando si decide una causa o quando si dà una risposta a un quesito che poi finirà per deciderla quella causa, perché darà quella sostanza al giudice, quella sostanza specialistica al giudice per poter dire una cosa rispetto a un'altra, si incide sulla vita degli individui. Ecco che allora, perché no? Un po' di qualità forse non farebbe male. Ha senso il riconoscimento di un'attività specifica della sfera professionale, quello che dicevo prima. Molto frequentemente a me capita, andando in giro per vari collegi, di assistere ai collegi che formano una barriera d'entrata all'iscrizione all'albo dei consulenti. Alcuni fissano di 2 anni, 5 anni, però la domanda che bisogna chiedersi è, va bene, tu neo iscritto non ti faccio iscrivere immediatamente all'albo dei consulenti del tribunale, perché per i primi 5 anni è giusto che tu maturi un'esperienza, però mi devo avere anche la cura di verificare se in questi 5 anni tu capisci che cos'è l'attività di consulente, perché se non la capisci è come se tu dopo 5 anni partissi da zero. Ecco che allora la questione che bisogna affermare è il saper fare piuttosto che il poter fare, e devo dire in questo tipo di attività non è sempre così. Allora, se volessimo andare a fare una valutazione un pochino più approfondita, potremmo dire questo: il sapere del consulente. Quali sono i saperi del consulente? A mio modesto avviso sono questi 3. Il primo è un sapere tecnico, tipicamente quello che dovete garantire nel momento in cui dovete dare la risposta al quesito, punto. La stima di un immobile, piuttosto che un rilievo topografico per determinare un confine. Questo lo dovrebbe già garantire, quei requisiti lo dovrebbero già poter garantire, quei requisiti fissati dal codice. Poi però ci sono altri 2 saperi, che sono altrettanto importanti, se non guardate talvolta la portata è maggiore del primo, che è un sapere giuridico. Ovvero, non solo come faccio scientificamente a svolgere un incarico, ma come faccio giuridicamente a svolgere un incarico. Perché io non sto svolgendo un incarico qualsiasi, non sto svolgendo un incarico in un ambito privatistico, sto svolgendo un incarico nell'albo di una consulenza giudiziaria che ha delle regole che sono fissate dal codice. E poi un sapere, lasciatemi dire, fondamentale, che potrebbe dire, io lo identifico col sapere essere, no? Il sapere relazionale. Cioè voi non vi ponete astrattamente in una lite, voi vi ponete fra 2 persone, spesso di più, che stanno litigando.
E allora lì è importante anche avere questa consapevolezza del ruolo. Allora direi che mentre il primo, diciamo, lo garantisce il codice, gli altri due, se vogliamo dire, sono ritenuti impliciti. In qualche modo sono demandati alle vostre capacità del tutto soggettive e personali, perché non fanno parte di nessuna valutazione preventiva. E guardate, questo su tutti, dopo ne parleremo, è fondamentale. A me mi viene in mente quanto il legislatore voleva con 696 consulenza tecnica preventiva fino a composizione della lite, che poi per certi aspetti, insomma, ha fallito la sua mission, no? Rispetto a cosa si prefigurava il legislatore. Comunque, vabbè, questo era fondamentale, e tuttora è fondamentale. Allora, incominciamo a vedere il sapere giuridico, eh? Io il sapere tecnico non lo tratto, perché lo do per scontato, ovviamente, eh? Il sapere giuridico però no. Allora, abbiamo detto, nessuno si è mai preoccupato di dire come si dovrebbe svolgere un incarico. Non esistono linee guida. L'unica linea guida esistente nel nostro paese, che a me è capitato di vedere, l'ha fatta il Tribunale di Roma. Tribunale di Roma, una linea guida per lo svolgimento degli incarichi, del tutto ovviamente finalizzata a quello che desiderano loro, non è omogenea, non è organica rispetto a tutte, che poi sappiamo bene che ogni tribunale spesso adotta delle prassi diverse anche nella liquidazione dei compensi. Quindi non esiste una linea guida. Non si è mai scurata la specializzazione. Non esistono, appunto, nemmeno linee guida, state attenti, su come dovrebbe essere scritta una relazione. Perché se è vero che a me, consulente, così come al giudice, conta il rispettare il contraddittorio diritto alla difesa delle parti, io nella relazione ne devo dare nota. Un giorno mi telefona un avvocato e mi fa: Paolo, mi serve una memoria, una nota e deduzioni che contrasti quanto ha scritto il consulente. Ti spedisco la relazione per fax. Io dissi no, per fax no. Ho detto, la relazione sarà minimo 20 pagine, la passo a prendere io dallo studio. No, te la spedisco per fax. Questo insisteva, io non volevo fare la figura di quello che era lì attaccato alla carta, no? Ho detto va bene, spediscila per fax. Ha spedito, due pagine. Fronte nero, eh? Sono arrivate a me perché la trasmissione via telefax, due pagine. Detto alla segretaria, detto, controlla per favore se per cortesia si è bloccato il fax, o a lui o a noi, si è inceppato. Telefonato, dice no, guarda, quella è la relazione, due pagine. Tribunale di quesito, risposta a quesito. Come si era recato a fare il sopralluogo, se col teletrasporto del capitano Kirk e l'Enterprise o in auto, se l'accesso ai luoghi l'aveva svolti con i consulenti di parte o senza i consulenti, se durante i sopralluoghi aveva fatto un'attività tale che le parti avessero richiesto istanze osservazioni, se aveva acquisito documenti, quali documenti aveva esaminato, tutta l'attività zero, niente, irrilevante, la risposta a quesito, col quale stabiliva che quella persona doveva, nella sostanza, vi erano danni rispetto a dei lavori di rifacimento, una pavimentazione di 24.000 euro. In due pagine, tac, vabbè, detto. Ecco, questo è un classico esempio di come in realtà la relazione peritale non dovrebbe essere fatta, perché è vero che non esistono linee guida, ma ci sono delle regole da rispettare. Quindi anche una consulenza ineccepibile sotto il profilo scientifico può essere invalidata sotto il profilo rituale. E questo chiaramente cosa? State attenti, con le possibilità di essere chiamati a responsabilità per il lavoro che abbiamo fatto, perché non è che il consulente, siccome è nominato dall'autorità giudiziaria e quindi in un certo senso colpito dalla luce divina, può vagare nello spazio e nel tempo delle persone come egli desidera. Ci sono responsabilità disciplinari, penale e civile. E vive Dio sa oggi, con la conflittualità che c'è, spesso come gli avvocati le percorrono queste strade, quando talvolta la consulenza va a loro svantaggio, va a svantaggio della loro parte. Quindi con l'eventuale potenzialmente annullamento della consulenza vi è la chiamata a responsabilità del consulente, possibilità che c'è. Poi un altro aspetto, che guardate, non è del tutto secondario, ma non tanto per le questioni a noi di interesse,
ma perché spesso è frutto, è fonte, è origine di dispute con il giudice, il conoscere la materia dei compensi. E guardate, io avrò con molto piacere, chi avrà la pazienza di seguirmi 3 giorni, il 3° giorno sarà premiato, diciamo, perché tratteremo tutta la giornata proprio i compensi del CTU, in modo del tutto, guardate, lasciatemi dire, diverso da quello che vi aspettate, perché la materia dei compensi è veramente complessa, non tanto per la questione della norma, per le due banalissime norme che includono, ma per tutta la giurisprudenza che spesso tutti noi disconosciamo e che dà una lettura molto diversa se combinata alla norma. Ecco che allora il conoscere la materia dei compensi potrebbe ottimizzare il tempo e favorire un rapporto più proficuo con il giudice, e spesso invece si incorre in questa, come posso dire, lotta tra noi e il giudice, perché noi vogliamo una certa somma, il giudice purtroppo per certi aspetti, dovendo rispettare la norma, non la può liquidare, e spesso non la può liquidare perché la richiesta non è motivata e non è ancorata a quei principi che invece la giurisprudenza ci offrirebbe. Quindi anche questo, anche qui ci vuole una specializzazione, perché se non si conosce la materia si finisce per cadere, come è caduto un nostro collega di Roma, che mi inviò, siccome abbiamo fatto opposizione alla liquidazione, mi inviò per una richiesta di parere o di suggerimenti cosa potesse fare rispetto alla somma non liquidata dal giudice. Lui, o meglio, liquidata e poi opposta. Ho detto, fammi una cortesia, spediscimi la tua richiesta di compenso. Aveva richiesto un compenso a vacazione per numero 800 vacazioni. Io ho detto, scusa, ma la perizia aveva d'oggetto il Colosseo, perché 800 vacazioni sono 1600 ore di lavoro. Forse qualcuno ci crede, eh? 1600 ore di lavoro. Per... Allora, capite bene che spesso, diciamo, questa talvolta questa necessità di dover dire, ma io ho fatto un buon lavoro e alla fine non riesco a portare a casa una somma adeguata, si impossessa della nostra mente pensieri diabolici, a tal punto che c'è chi fa la finanza creativa, noi facciamo la richiesta del giudice creativa, e spesso questo poi non risulta credibile. Allora, veniamo al sapere relazionale. Allora, il sapere relazionale, come dicevo, dei tre è quello soggettivo e personale. Ma perché è così importante? Perché oggi, guardate, talvolta, in modo anche, come posso dire, non manifesto, il giudice demanda al consulente la possibilità di ricercare un accordo. Ma perché? Ma perché è chiaro. Perché il consulente agli occhi delle parti incarna spesso quel terzo nominato dall'autorità giudiziaria e quindi per certi aspetti dotato anche di quell'autorevolezza che spesso i consulenti tecnici di parte, pur bravi quanto volete, non hanno, perché sono visti come consulenti di parte. Ecco che spesso al giudice il giudice chiede al proprio consulente, veda se riesce a metterli d'accordo, veda se riesce a conciliare, però nessuno dice mai come si fa a conciliare due parti che litigano. A me un collega mi disse molto più semplicemente, guardi, faccio una riunione per i tentativi di conciliazione, e dissi, benissimo, ci dica quando la vuol fare perché dobbiamo invitare le parti, se no le parti no. La farò solo con gli avvocati e con i consulenti tecnici di parte. Perché le parti no? Perché le parti litigano. Ho detto, scusi, ma siamo in causa. Ma dove pensa, cosa pensa che facciano? Si lanciano i baci con i cuoricini? Non capito, siamo in causa, litigano ovviamente. Allora, la gestione dei rapporti conflittuali di due parti in causa può essere curata dal consulente. In che modo? Formandosi. In che modo? Come si formano i conciliatori? Ci sono le tecniche. La gestione di un conflitto si impara, si cerca di gestire. Ecco che allora noi bisogna lavorare in modo consapevole sul punto, non certo con lo stile autoritario che connota talvolta quello del consulente d'ufficio. Perché? Perché discende, no, dall'ordine imposto la figura del consulente d'ufficio, e quindi molti colleghi intravedono questa loro, come posso dire, figura nell'attività giurisdizionale, quindi come tale dice, io devo limitarmi
a dare delle risposte, se vogliono trovare un accordo lo si fa in che modo? Lei quanto chiede? Nell'atto citazione chiede 20.000 euro, lei quanto ritiene di dover dare? 0 euro, benissimo, arriva al consulente e fa 10.000. Questa non è la conciliazione, questa è una pessima, bruttissima transazione. Noi appunto giovedì avremo una giornata dedicata alla conciliazione CTU, ma noi in questo modo, né facendo diciamo proprie quelle che sono le tecniche negoziali tipiche di un conciliatore. E quindi l'esigenza di operare con stile cooperativo e negoziale è dettata proprio dai limiti dello stile autoritario. Quindi lavorare su che base? State attenti, sulla base degli interessi e delle convenienze, non tanto sulla base del diritto. In tutte le cause ci stanno i diritti, sotto i quali, i diritti che sono spesso diritti astratti, no? Rispetto ai quali sotto vi sono degli interessi e delle convenienze che le parti hanno sempre. Non bisogna ricercare quelli, è lì che si farà l'accordo. Allora state attenti però, in realtà con questo stile non si raggiunge solo quell'obiettivo della possibile accordo, ma anche con le novità dell'articolo 195 che ha statuito il codice. L'articolo 195, sapete bene, per tutti i processi iniziati successivamente al 4 luglio del 2009 non si va più in tribunale a depositare la nostra relazione, se non prima averla inviata alle parti e aver atteso da loro, nei termini che il giudice avrà deciso all'atto del conferimento dell'incarico, le loro osservazioni. Ecco che evidentemente si apre quello di cui ho detto prima, in modo concreto, il rispetto del contraddittorio, ovvero non mi limito più a rispondere al quesito rivolgendomi al giudice, rispondo al quesito e nelle motivazioni le dovrò talmente ancorare bene in modo tale che le parti, le loro osservazioni non potranno in qualche modo, lasciatemi passare il termine, smontarle. Potrei essere costretto anche a cambiare opinione, perché no? Una volta un collega di Pesaro mi disse loro questo, mi disse: ah, ma con questa novità io potrei essere costretto anche a cambiare opinione. Scusi, lei fa il CTU? No, ecco, allora non lo faccio mai, perché se lei parte dal presupposto che non può cambiare opinione, sarà bene che il CTU se lo dimentichi proprio, perché il CTU non è portato e non può esercitare quel ruolo solo a difesa delle proprie opinioni, diciamo, deve dare una risposta corretta, esaustiva, compiuta, motivata al giudice, perché è su quella risposta che il giudice motiverà poi la sentenza. Ecco che vedete come il ruolo quindi si contraddistingue anche di quella, come posso dire, apertura rispetto alle parti, perché non ci dobbiamo dimenticare che noi svolgiamo un ruolo, sì, ovviamente per il giudice, ma anche interfacciandoci con le parti, dovendo ascoltare le loro osservazioni, le loro istanze, che talvolta sono anche motivate. Non è detto che siano solo fatte come atto di mera difesa d'ufficio. Allora, in definitiva, e poi taccio e lascio la parola al dottor Cicco. Bisogna cambiare prospettiva, su questo non vi è dubbio. Non è più possibile continuare, a mio modesto avviso, ritagliando all'attività del CTU un ruolo residuale, marginale, con scarsissima, talvolta anche riconoscimento. Innanzitutto, accrescere la cultura, la consapevolezza del ruolo del consulente, anche facendo chiaramente capire a tutti i colleghi che sono impegnati le responsabilità a cui vanno incontro facendo questa attività, che spesso sono, come posso dire, trascurate. Inquadrare il ruolo nell'ambito dei cicli formativi, non anche formazione particolarmente elevata, ma anche incontri studio. A me capita spesso, lo faccio tuttora, di incontrare i neo iscritti su richiesta, facendo degli incontri il sabato mattina presso i vari collegi, parlando di alcune tematiche, in modo tale da informare loro sugli aspetti che spesso, talvolta, devo dire, sui libri non si trovano in misura trattata in modo molto sintetica. Quindi anche gli incontri presso i collegi, con magari il CTU più esperto, che mette a servizio degli iscritti, dei più giovani, la propria esperienza, il proprio modo di vedere le cose, uno scambio, fa crescere anche la cultura professionale in tutta la nostra categoria. Definire linee guida, e beh, questo vi è necessità, oggettiva. Cioè come si deve scrivere una relazione peritale, come si deve svolgere un incarico,
quali sono gli obblighi che incombono sul consulente. Questo lo dobbiamo dire, perché se no finiamo per assistere a delle situazioni francamente paradossali, come se un notaio che deve svolgere una compravendita chiamasse me il geometra e mi dicesse: geometra, mi serve una relazione per identificare il bene, io in quella relazione non indicassi gli identificativi catastali di quel bene. Ho detto: no, oggi mi va così, la voglio fare in questo modo perché mi piace così. Il notaio mi riderebbe dietro, probabilmente mi direbbe: guardi, lei è un incapace. Ecco, voi considerate che molto spesso uno degli elementi più qualificanti, quali il principio del contraddittorio o l'acquisizione documentale in una CTU, non è mai nemmeno toccato dal consulente. Dice: è vero che c'è il giudice, ho capito, ma il giudice non è mica che ogni piesso spinto può accompagnarvi nelle operazioni e tutte le attività peritali. Il giudice spesso ha ben altro che fare. Sì, puoi chiedere, lo fai. Ai sensi dell'articolo 92 puoi chiedere valutazioni su determinate cose, ma non è che a ogni azione del consulente il giudice può dare suggerimento, perché se no forse gli viene in mente che quel CTU è un po' incapace di svolgere quel ruolo. E poi definire un programma obbligatorio per l'aggiornamento professionale. Io, guardate, francamente non vedrei fuori luogo la certificazione su questa materia. O meglio, consideriamo un fatto. Il fatto di essere iscritti ai sensi dell'articolo 15 in quell'albo non significa che noi quella luce divina di cui parliamo prima rimarrebbe sempre accesa, perché si potrebbe anche spegnere. Io quei requisiti non solo li potrei perdere perché vengo condannato e quindi perdo uno dei requisiti, quale la condotta morale specchiata, ma posso perdere i requisiti per incapacità, perché non sono in grado di assolvere a quell'incarico. Allora, un aggiornamento professionale obbligatorio con magari anche una certificazione professionale, dire: benissimo, questi sono certificati, questi sono i consulenti che possono svolgere quel ruolo. È chiaro che poi questo andrebbe condotto unitamente alla magistratura, su questo non vi è dubbio, ma intanto noi come categoria professionale dovremo fare la nostra parte, perché poi ne va anche della nostra categoria professionale avere dei colleghi esperti che possono garantire l'assolvimento corretto di quel delicato mandato. E poi fornire, lasciatemi dire, non vuole essere una battuta per, come posso dire, farmi applaudire, ma è una vera necessità. Io prevalentemente nella mia attività professionale svolgo l'attività di CTU e perito, e quindi so bene quanto costa. Fornire un adeguato riconoscimento economico, su questo non c'è dubbio. Perché è francamente paradossale che ad oggi, dove io spesso sono rilevante per l'opera del giudice, un accertamento immobiliare anche complesso, articolato, lungo e laborioso mi venga liquidato con 970 euro. Francamente è paradossale, però siccome voglio essere onesto e non ho fatto la battuta per compiacervi, ma voglio dirvi anche un'altra cosa: è vero anche il contrario, fate attenzione, che così come uno non è esperto CTU, non è esperto sulla materia dei compensi. E allora, se uno conosce bene la materia dei compensi, sa bene che spesso vi sono dei presupposti per chiedere una liquidazione più congrua. La Cassazione ce ne fornisce diversi esempi, ma se uno non lo conosce, spesso fa come il nostro collega di Roma e mette 800 vacazioni, con la speranza che il giudice in quel giorno abbia altri pensieri e li eliquidi. Ma non conti sul fatto che poi l'avvocato non faccia opposizione alla liquidazione, e quindi poi di quelle 800 poi se le vede ridurre in modo significativo, a tal punto che poi rischia anche di pagare le spese alla controparte che ha fatto opposizione. Allora, tutto questo per dire cosa? La consulenza d'ufficio, così come l'attività di perito nel penale, è un'attività sicuramente interessante, bella, che porta tanta esperienza, perché ti dà la possibilità di spaziare in vari settori. Però occorre la consapevolezza del ruolo, e spesso, talvolta, devo dire con amarezza, registro che questa non vi è, e si assume quel lavoro come si assume qualsiasi altro lavoro, e questo non è possibile, perché ha un grado di rilevanza nell'aspetto sociale, un grado di rilevanza nell'attività diciamo sociale, e anche un'attività di responsabilità che non può essere assunta, diciamo così, a cuor leggero. Allora,
Io per chiudere mi sono portato dietro un conterraneo molto famoso che disse questo, no? Quelli che si innamorano di pratica senza scienza sono come i nocchieri che entrano a naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada. Grazie. Grazie a Gianluca Pregliani, una relazione ampia, brillante, molto arguta, con molto sarcasmo ci ha spiegato anche che spesso c'è scarsa preparazione alla base di chi accetta questo tipo di incarico. Abbiamo visto anche la grande responsabilità rispetto a questo tipo di lavoro. E sentiamo ora l'altra parte, cioè il giudice, il dottor Fabrizio Ciccone del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, quindi un giudice che è impegnato direttamente sul campo in un tribunale di frontiera. Ci parlerà del rapporto naturalmente tra il giudice e il consulente, e cercheremo di capire anche come i magistrati si muovono in questo mondo delle consulenze, perché appunto, come diceva il geometra Alfrediani, è un incarico di grande responsabilità e spesso manca quella preparazione tecnica di cui ci sarebbe bisogno. Prego. Sì, grazie. Sì, grazie, buonasera. Ringrazio il Collegio dei Geometri che ha organizzato questo importante convegno dedicato non soltanto agli iscritti, quindi alla componente professionale, ma anche estendendone l'invito anche ai tre tribunali della provincia di Avellino. Io qui rappresenta il presidente del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, il dottor Vincenzo Beatrice, che mi ha chiesto di portare non soltanto il saluto di tutti i magistrati del Tribunale, ma anche di offrire un breve contributo di riflessione sul ruolo del consulente nel processo civile. Ruolo fondamentale soprattutto in una realtà come la nostra, dove circa il 30% del contenzioso civile riguarda cause, controversie in materia di possesso, di diritti reali, dove quasi sempre il giudice ricorre all'ausilio del consulente tecnico. Come diceva prima il geometra Frediani, per avere proprio la base di supporto per poi scrivere la sentenza. Come voi sapete, il ruolo del consulente è un'attività che si sostanzia non soltanto nella risoluzione di quesiti tecnici, ma si sostanzia anche spesso nella soluzione di questioni che spesso attengono proprio come questo tipo di controversie all'oggetto della domanda, e quindi poi se la consulenza risponde in maniera analitica ai quesiti, inevitabilmente poi il giudice si richiamerà alla consulenza tecnica per decidere la controversia. Devo dire la verità che io opero al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi da circa 8 mesi, però devo dire la verità che all'inizio, come forse per una deformazione professionale, forse per una scarsa conoscenza anche del ruolo dei geometri, ero poco portato a nominare i vostri colleghi in cause di regolamento di confini, in cause di divisioni, privilegiando figure professionali speculari quali gli ingegneri ed i geometri. Però devo dire la verità che in questa prima fase della mia attività professionale mi sono reso conto che i migliori tecnici sono proprio i geometri, i quali... Io cerco di essere sempre obiettivo nelle mie valutazioni. All'inizio si pensava che il geometra spesso non è portatore di una conoscenza approfondita, soprattutto in alcune cause, perché viene visto, purtroppo questo è vero, e anche molti miei colleghi purtroppo scontano questo limite, spesso viene visto come un professionista dimezzato, come un portatore, diciamo, di un sapere tecnico quasi ancillare rispetto alle figure professionali speculari vicine come gli ingegneri di geometri, gli architetti, devo dire che le migliori consulenze anche in cause difficili, non soltanto dal punto di vista giuridico ma anche proprio per la conflittualità esasperata che esisteva tra le parti, sono state decise dopo anni e anni di causa grazie a delle consulenze tecniche fatte veramente bene, alcune delle quali, voglio dire, insomma, rispondevano in maniera esaustiva e completa ai quesiti del giudice. E infatti io nel mio
sicuramente penso che attingerò all'albo dei geometri per l'affidamento degli incarichi anche in cause per esempio di divisione. Mi è capitato di recente di, in una causa di divisione immobiliare di nominare un ingegnere, proprio perché gli avvocati hanno detto no, vabbè, ma l'ingegnere è più preparato, l'albo risulta ingegnere civile, giustamente non conoscendolo lo nominare. Dopo un mese e mezzo circa dal conferimento dell'incarico, mi arriva un'istanza da parte dell'avvocato di sostituzione del consulente, cosa che si verifica raramente, voglio dire, insomma, non è frequente che l'avvocato decida di sostituire il consulente, rappresentando una serie di condotte che poi lo stesso consulente ha confermato in udienza, perché poi giustamente l'ho convocato e lui effettivamente aveva ammesso sostanzialmente di avere già deciso l'oggetto del, diciamo, cioè la risposta ai quesiti insieme con il consulente di parte. Ed infatti io, insomma, lo sostituirò sicuramente e penso che nominerò un geometra del... prego. È ancora consulente. Sì, chiaramente io non lo nominerò. Io ovviamente per quel che è di mia competenza trasmetterò al presidente del tribunale ovviamente una copia del mio provvedimento unitamente agli atti del fascicolo, perché poi, come voi sapete, è il presidente del tribunale che vigila sulla tenuta degli atti, quindi eventualmente trasmette agli ordini professionali di appartenenza eventuali esposti o segnalazioni che possono poi condurre ad un eventuale procedimento disciplinare nei confronti del consulente. Quindi questo, per dire la verità, è una manifestazione proprio di apprezzamento per la competenza tecnica che io ho notato, e devo dire la verità, in alcune cause aventi lo stesso oggetto, ad esempio causa classica infiltrazioni, una causa classica dove penso che molti di voi avranno depositato delle consulenze, ho visto le migliori consulenze fatte dai geometri proprio nel riscontrare i vizi, la causa, la stima dei danni rispetto per esempio sia agli architetti che agli ingegneri. Quindi penso che questo significhi come il ruolo del geometra, anche per esempio nei grandi tribunali, sono stato uditore a Napoli e vedevo che nelle cause, ma pure banali, in materia di infiltrazione non si nominava mai il geometra, proprio era rarissimo. Per esempio alla sezione, all'esecuzione immobiliare, l'architetto, l'ingegnere, proprio giustamente, magari, come dire, condizionato da questa mentalità, anche voglio dire molto, molto, come dire, quasi selettiva, ingiustamente selettiva, all'inizio ero portata ad avere un atteggiamento di diffidenza, e poi l'ho superato veramente sul campo, riscontrando che i migliori, almeno per quel che posso dire, i migliori consulenti per la materia, diciamo, tecnica sono proprio i geometri. Detto questo, voglio soffermarmi su alcuni aspetti, diciamo, senza svolgere un tipo di intervento di carattere tecnico, perché non è il caso, soltanto per segnalare alcune delle principali novità che sono state introdotte dalla legge 69 del 2009, che come voi sapete ha riformato molti istituti del processo civile in materia di consulenza tecnica. In modo particolare l'articolo 195 del codice di procedura civile, il quale al comma terzo ha recepito quella che era una prassi applicata già da molti giudici civili, da molti tribunali, molti protocolli, cosiddetti protocolli per la gestione del processo civile, già si prevedeva questo procedimento, come dire, questa scansione dell'iter della consulenza tecnica, nel senso che il giudice, nel momento in cui conferisce l'incarico, quindi assegna i quesiti, come voi sapete oggi l'articolo 191 del codice di procedura civile impone al giudice, nel momento in cui nomina il consulente tecnico, già di fissare i quesiti, mentre prima c'erano la prassi frequente di nominare il consulente, per esempio con ordinanza pronunciata fuori udienza, e poi di riservare all'udienza per il conferimento dell'incarico la formulazione dei quesiti. Oggi invece no, il
diciamo, il legislatore ha inteso anticipare, quindi evitare sostanzialmente un'attività. Potrebbe sembrare inutile, però fino a un certo punto, perché poi spesso capita che nel momento in cui le parti compaiono, anche il consulente tecnico compare, spesso anche grazie all'apporto, alle osservazioni delle parti, il giudice integra i quesiti aggiungendo alcuni aspetti che magari nell'ordinanza pronunciata fuori udienza non erano stati bene evidenziati. Dicevo, l'articolo 195,3. Il quale è vero sì che si applica soltanto ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio del 2009, che è la data di entrata in vigore di gran parte delle disposizioni della legge numero 69, però non la vieta, ovviamente, come anche io e molti altri colleghi fanno, di applicare questa norma anche ai procedimenti instaurati precedentemente. Qual è la finalità di questa norma? Sostanzialmente è una finalità duplice da un lato. Sostanzialmente si evita in primo luogo quella che prima era un'udienza inutile spesso, cioè quella di l'udienza, si diceva, no, con una prassi abusata di esame CTU, in cui il giudice, a seguito delle osservazioni delle parti, era costretto ovviamente a riconvocare a chiarimento il CTU, al quale poi assegnava un ulteriore mandato integrativo, nel senso di rispondere ai quesiti esattamente, quindi c'era un ulteriore, quindi il giudice lo conferiva il tempo, sempre 90 giorni per il deposito della consulenza. Il consulente depositava la consulenza, all'udienza successiva, fissata per il prosieguo del processo, arrivavano le parti, in genere la parte penalizzata, insomma, chiaramente, la quale ovviamente depositava deduzioni scritte provenienti dal proprio consulente di parte, in cui venivano posti rilievi alla consulenza tecnica, del giudice ovviamente quasi sempre convocava chiaramente il CTU, anche perché poi succedeva questo, mi è capitato, ovviamente se rimane una questione aperta, mi è capitato di recente in una causa in cui in cui la parte tramite il proprio consulente contestava, a mio avviso in maniera pretestuosa e strumentale, la tecnica utilizzata dal consulente, un ingegnere, per l'effettuazione di alcuni rilievi in una causa di regolamento di confini. A mio avviso si trattava di così ad occhio, senza avere un'esperienza tecnica, si trattava di un rilievo pretestuoso. Ma ovviamente come fa il giudice a lasciare in sospeso quella questione? Ovviamente quello fa motivo di appello e ti possono dire no, ma perché tu non hai tenuto in considerazione, e se è fondato, se effettivamente il criterio tecnico adottato non è corretto, non è conforme alle norme che disciplinano la materia, e quindi si riconvocava chiaramente il CTU, e quindi ovviamente passavano altri 30 giorni. Poi ovviamente spesso capita che alcune cause si sono trascinate per anni dietro ad una consulenza tecnica che magari non era proprio formulata in maniera chiara, e quindi lasciava il campo ad ogni tipo possibile di contestazione e di rilievi da parte ad opera delle parti. A questi problemi il legislatore ha cercato di dare una soluzione sicuramente corretta, che lascia però aperte sicuramente degli spunti problematici. Innanzitutto, che cosa dice il legislatore? Nel momento in cui il giudice conferisce l'incarico al consulente tecnico, deve assegnare tre termini. Il primo termine è quello, termine lungo, no? Il termine finale per il deposito della consulenza, e poi deve fissare due termini intermedi. Il primo per la trasmissione da parte del consulente tecnico alle parti della bozza provvisoria, chiamiamola così, della consulenza, ed un ulteriore termine entro il quale le parti, dice il codice, possono depositare in cancelleria, nulla esclude che possono essere utilizzate anche modalità alternative, per esempio anche per questioni di comodità, quando il consulente per esempio materialmente non ha la possibilità di accedere alla cancelleria quotidianamente, anche via fax o a mezzo posta elettronica. Il termine entro cui, dicevano le parti, possono i consulenti tecnici di parte ritualmente nominati
possono svolgere le proprie deduzioni per iscritto alla consulenza, di cui io dico, almeno nelle mie ordinanze, di cui il consulente tecnico deve e dovrà tener conto in sede di consulenza finale. Ovviamente questo che cosa porta? Porta ad un allungamento del termine finale, perché anziché dare per esempio 60-90 giorni, preferibile dare 120 giorni per consentire un utile esercizio, diciamo, di questa attività processuale, quindi per evitare poi una contrazione, quindi proprio il CTU chieda una proroga, su cui voglio adesso ritornare, sulla questione delle proroghe, perché mi è capitato in alcune cause, non da parte del giovane, per esempio da parte di altre figure professionali, chiedere due o tre proroghe, che io poi, almeno per una mia abitudine professionale, considero negativamente, nel senso che se già il consulente tecnico mi presenta una proroga, io inevitabilmente decurto fortemente il compenso che poi andrò a liquidare. Anche se motivato, voglio dire, bisogna vedere se è motivato, certo, se ci sono questioni, ma alla fine in linea bisogna essere elastici, voglio dire, se c'è una situazione particolare, un impedimento, è chiaro, però in linea di massima è giusto anche che si in questo modo, perché se c'è un tempo, voglio dire, i magistrati spesso finiscono sotto procedimento disciplinare, come è giusto che sia, perché non depositano nei termini le sentenze, e quindi è giusto anche che ci sia una piccola riduzione, voglio dire, non una riduzione negativa. Per esempio, il criterio classico, diciamo, più frequente di caso è quello delle vacazioni, quindi che cosa succede? Che se ad esempio liquidare, come voi sapete, il DPR prevede che il giudice possa liquidare massimo 4 vacazioni al giorno, io di solito mi attengo sulle 3 vacazioni al giorno come termine massimo, quindi per esempio se c'è una proroga già scende a 2-2,5, ma tengo conto anche di qui, cioè vuol dire che il CTU nel termine che gli è stato assegnato non si è dedicato esclusivamente alla consulenza, ma voglio dire, proprio perché l'ha depositata in ritardo, è giusto anche che ci sia una decurtazione del compenso, mentre salta poi la valorizzazione di eventuali aspetti di carattere personale che ci è tenuto ad evidenziare nella richiesta. Ma già nella richiesta. Alla fine la questione fondamentale è sempre quella della fiducia e del rapporto professionale. Se il CTU è corretto sin dall'inizio e successivamente rappresenta al giudice le eventuali situazioni che hanno portato a non rispettare il termine concesso, il giudice insomma alla fine ne terrà conto. Quindi dicevo di questi tre termini. Si pone innanzitutto una prima questione: se il CTU non dà l'avviso, ovviamente questo poi determina un problema successivo di utilizzabilità della consulenza, perché ovviamente c'è la contestazione, che è un termine che non è previsto come termine perentorio, però certamente induce il giudice a dover rifare sostanzialmente la consulenza, perché è stata privata quella parte della facoltà di interloquire sul contenuto della consulenza. L'altra questione è quella: se nonostante il CTU abbia, ovviamente il CTU abbia in maniera esaustiva ad avviso del giudice risposto anche ai rilievi delle parti in sede di consulenza finale, se sia possibile disporre un ulteriore accertamento peritale. Questo sicuramente a mio avviso è consentito, è possibile, come è possibile ovviamente nella rinnovazione in generale della consulenza, oppure per esempio, come spesso può capitare, mi è capitata una causa addirittura quando anche la prima consulenza era fatta bene, quindi aveva risposto in maniera adeguata ai quesiti delle parti, disporre una perizia collegiale, che è un'ipotesi prevista soltanto in caso di in presenza di gravi motivi, però è anche possibile per esempio che emergano delle questioni che richiedono per esempio l'intervento di più figure specialistiche, di più figure professionali, e questo ovviamente senza nulla togliere al lavoro che ha svolto il consulente tecnico nella prima fase, può portare il giudice anche a disporre, ovviamente in casi molto eccezionali, una perizia collegiale, per la quale, come ho detto per inciso, è prevista anche una disciplina speciale in materia di liquidazione del compenso, nel senso che si applica l'onorario massimo se non è aumentato del 40%. Volevo aggiungere un'altra cosa sulla questione della proroga.
perché spesso capita che il CTU prima del termine fissato, anche dopo del termine fissato per la scadenza, magari anche a ridosso dell'udienza fissata per il proseguo del giudizio, depositi in cancelleria stanze di prova. Bene, il giudice tende sempre a concederla e quindi fissa un'ulteriore udienza per il prosieguo. Però ovviamente questa evenienza adesso diventa particolarmente problematica perché, come voi sapete, tra le novità introdotte dalla legge numero 69 vi è anche l'articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione che prevede l'obbligo per il giudice di fissare nel momento in cui ammette le richieste istruttorie delle parti il cosiddetto calendario del processo, che è una delle principali novità di carattere organizzativo soprattutto introdotte dalla recente riforma del processo civile. Il calendario del processo, come lo sapete, è uno strumento finalizzato a garantire alle parti soprattutto la certezza dei tempi di definizione del processo, perché il giudice fissa, si dice dovrebbe fissare le udienze, in genere l'opinione secondo la tecnica preferibile è quella per la quale il giudice non fissa tanto le udienze, le singole udienze con le date, fissa il termine massimo di durata di ciascuna fase, per esempio fase istruttoria un anno, fase di decisione nell'anno successivo, nei sei mesi successivi, in modo tale che le parti già sanno che quella causa avrà termine per esempio nel 2011, nel 2012. Però c'è anche un'altra perché non la proroga? Perché, dice il legislatore, il calendario del processo può essere modificato soltanto in presenza di gravi motivi, sopravvenuti motivi, il giudice può modificare il calendario del processo e quindi sostanzialmente ampliare i termini già fissati. E una di queste, sicuramente, delle ragioni che determineranno una modifica del calendario del processo saranno anche le richieste di proroga del CTU. Ovviamente il giudice dovrà motivare sul perché modificherà il calendario del processo, terrà conto che ovviamente darà conto della richiesta e della concessione della proroga al consulente tecnico. Però ecco allora l'invito che voglio svolgere: quando c'è una istanza di proroga, innanzitutto non arrivare all'ultimo giorno e magari avvisare già il giudice in anticipo, soprattutto se si tratta di una causa particolarmente complessa, della eventualità della richiesta di proroga, e soprattutto mettere poi in condizione il giudice di poter anche gestire il calendario del processo, perché è vero che l'omissione del calendario del processo non è fonte di alcuna nullità per il processo, semmai è fonte di una responsabilità di tipo disciplinare per il giudice che omette la predisposizione del calendario del processo. Ci sono alcuni tribunali dove, a causa dell'elevato carico di lavoro, molti giudici civili si sono rifiutati di predisporre il calendario del processo, perché diventa effettivamente un ulteriore incombente che spesso rischia anche di portare via tempo allo svolgimento delle attività dell'attività quotidiana, quindi poi della stesura dei provvedimenti giudiziari. Quindi questo sul calendario del processo, quindi anche la collaborazione fra il giudice e il consulente tecnico proprio nella definizione dei tempi del giudizio civile, perché ormai questa poi è la finalità del legislatore, è l'obiettivo a cui tende il legislatore: ridurre i tempi, evitare che il giudizio civile si trascini per anni e garantire soprattutto alle parti, perché hanno la certezza che quella causa avrà termine in quell'anno o massimo l'anno successivo, voglio dire, evitare quindi che le parti siano esposte al rischio di una durata di un processo oltre ogni ragionevole misura. Poi un'altra norma io vorrei sottolineare, che chiama anche in causa gli ordini professionali, che è l'articolo 23 delle disposizioni attuazione del codice di procedura civile, il quale, come voi sapete, ha previsto che il presidente del tribunale non solo deve vigilare sulla trasparenza nel conferimento degli incarichi professionali, ma deve anche vigilare su un altro aspetto, cioè che gli incarichi assegnati ad ogni singolo consulente non superino il 10%
del numero complessivo degli incarichi assegnati all'ufficio, e qui si discute se per ufficio debba intendersi l'ufficio giudiziario oppure il singolo giudice, l'orientamento preferibile che si... Come? No, si dice, ecco, sì, per l'ufficio, no, vabbè, però siccome si tratta di una norma inserita nelle disposizioni d'attuazione del processo civile, perché riguarda soltanto chiaramente il settore civile, però si discute se debba riguardare l'ufficio, cioè il tribunale, quindi tutte le cancellerie, quindi tutti i giudici che operano in quel tribunale, oppure soltanto il singolo giudice. In realtà insomma, c'è l'orientamento chiaramente preferibile, anche in base all'espressione letterale della norma, che si debba avere riguardo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, cioè il geometra Caio non deve avere al tribunale di Avellino più del 10% di tutti gli incarichi conferiti agli altri geometri iscritti presso l'albo di quel tribunale. E soprattutto poi demanda al Presidente del Tribunale il compito di dare pubblicità anche attraverso mezzi informatici. Non credo che fino adesso questa disposizione sia stata attuata per ragioni di carattere organizzativo. Perché questo, a che cosa è finalizzata questa norma? A consentire proprio il controllo, e quindi un controllo di trasparenza sulla gestione degli incarichi, perché purtroppo in passato... Infatti questa norma, diciamo, tende di dare una risposta ad un abuso, spesso anche come dire, con risvolti di con rilievi di carattere penale, di alcuni giudici che conferivano sempre agli stessi consulenti gli incarichi peritali. E questo ovviamente chiama anche in questa norma, chiama direttamente evoca il ruolo ed il controllo fondamentale degli ordini professionali, a cui poi il giudice, il presidente del tribunale deve trasmettere i registri con le varie, diciamo, con le nomine di tutti i consulenti tecnici. Perché? Perché è compito prima di tutto degli ordini professionali vigilare che non si creino delle situazioni di abuso, di favoritismo, per cui alcuni consulenti, ancorché bravi, possano avere un numero di consulenze maggiore rispetto agli altri. Perciò, ecco, questo insomma, almeno la regola che io applico, che io seguo, quello insomma di una come dire, di operare una rigorosa rotazione in ordine alfabetico per i vari consulenti, e chiaramente poi depennando quelli che hanno operato male, o comunque insomma non hanno perché si sono dimostrati non tecnicamente competenti, perché hanno svolto consulenze tecniche poco chiare. Mi è capitato sempre degli architetti, per dire la verità, un architetto in una causa aveva sicuramente dei problemi anche con l'italiano, perché mi ricordo che nell'ultima pagina della consulenza insomma aveva fatto proprio a cazzotti con la sintassi, nel senso che era difficile capire il pensiero che voleva esprimere. E quindi questa rigorosa trasparenza nel conferimento degli incarichi, salvo poi ovviamente per il giudice valutare le competenze, perché quando un consulente è bravo è difficile per il giudice rinunciare al suo operato. Insomma, penso di aver ringrazio. Grazie. Abbiamo la fortuna di avere un altro valente magistrato da Sant'Angelo Lombardi, passiamo ad Avellino, al Tribunale Cittadino, con la dottoressa Maria Cristina Rizzi, per avere anche da lei una valutazione rispetto a come si orientano i magistrati nella scelta dei consulenti. Prego. Buonasera a tutti, chiedo scusa prima di tutto per il ritardo, ma avevo un'udienza penale che è durata molto a lungo. Porto il saluto del Presidente del Tribunale di Avellino, Massimo Modio, che purtroppo non è potuto essere qui presente di persona perché aveva un impegno precedente indifferibile. Io, in relazione alle funzioni che svolgo di giudice civile prima di Ariano Irpino, per 10 anni ora anche ad Avellino, in realtà volevo fare un intervento riferibile in parte a quella che è stata poi la riforma del 2009 della legge 69, con specifico riferimento alla consulenza tecnica, perché per quello che ho verificato, in sostanza si impone per il consulente un po' un cambio di mentalità. Che cosa voglio dire? In passato che cosa accadeva? Il magistrato decideva di nominare un consulente
nominava il consulente e formulava dei quesiti sostanzialmente già completi, diciamo, in un certo qual modo, in relazione a quello che era il suo intendimento. Dopodiché il consulente depositava questa perizia. Cosa è accaduto poi in realtà e in pratica? E voi penso l'abbiate subito un po' anche sulla vostra pelle: la continua convocazione del consulente a chiarimenti su questo punto, su quest'altro punto, sulla lacuna presente in relazione a un quesito, su un quesito mancato. E questo è il motivo che ha dato poi origine a questa riforma, perché la riforma in realtà nasce dalla codificazione di quella che era già una prassi, già presente in moltissimi tribunali. Ci sono tribunali dove operano i cosiddetti osservatori sul diritto civile, che elaborano dei protocolli sulle buone prassi. Questi protocolli non sono vincolanti, però questi tribunali che, come dire, in parte al nord e centrale funzionano molto bene, hanno poi dato buona prova di sé. La riforma delle esecuzioni, per esempio, nasce dalla codificazione di una prassi di taluni osservatori. E mi sembra di ricordare che sia il Tribunale di Verona che il Tribunale di Bologna avevano come prassi quella che oggi è riforma. E quindi che cosa si è pensato? Si è pensato di modificare i tempi della consulenza. E cioè, mentre prima, come vi ho detto, tutto si svolgeva all'interno del processo, quindi si ha una consulenza e dopodiché si consultano avvocati e magistrati in udienza per i chiarimenti continui, oggi il ruolo del consulente si svolge tutto fuori del processo. Ecco perché dico si impone un cambio di mentalità, perché che cosa accadrà? Accadrà che voi avrete una nomina che già contiene i quesiti che vi verranno formulati, perché in realtà, anche se non vincolante, il codice stabilisce che insieme alla vostra nomina voi dovete avere già i quesiti formulati. Dopodiché, all'udienza prevista per il vostro giuramento, le parti sono libere di formulare anche quesiti integrativi. E vi dico, lo stesso consulente, dalla lettura dei suoi quesiti e dalla lettura dei quesiti integrativi che gli possono suggerire gli avvocati, può già farsi un'idea in udienza su quello che ha necessità, per esempio, di integrazione anche in termini di quesito, che può essere direttamente suggerito dal magistrato. Dopodiché avrete in realtà tre termini che, come ho detto, si svolgono tutte, fanno sì che la vostra attività si svolga fuori dal processo tutta fino al completamento. Quindi un primo termine per fare la vostra relazione, un secondo termine perché voi stessi mandiate questa relazione alle parti, un termine affinché le parti chiaramente vi sottopongano direttamente, senza più il tramite del magistrato, i loro rilievi, e alla fine il termine unico finale, dove voi avrete in realtà da fare direttamente, come momento conclusivo di conoscenza del magistrato, la vostra relazione e la risposta sintetica su questi quesiti integrativi, eventualmente sulle riflessioni e le critiche che hanno fatto le parti. Quindi perché dico si impone un cambio di mentalità? Perché sostanzialmente la cosiddetta udienza di chiarimenti, il richiamo continuo del consulente ai chiarimenti, con questa tecnica non ci dovrebbe essere. Tutto quello che c'è da dire si dice nell'ambito di questi tre termini fuori del processo. Allora dico, perché si impone un cambio di mentalità? Perché in realtà questa riforma come ratio vuole un ruolo molto più incisivo del consulente. Vuole anche un consulente che in realtà consigli egli stesso al magistrato un eventuale quesito integrativo, per esempio, così come sviluppi di più la fase conciliativa, che può emergere soprattutto nel momento in cui appunto ci sono queste integrazioni o queste richieste di chiarimento che la parte fa direttamente al consulente. Allora, diciamoci la verità, con i numeri che ci sono nei nostri tribunali e in gran parte dei tribunali del Sud, può essere, diciamo, umanamente possibile che i quesiti che dà il magistrato siano incompleti per mancanza di tempo, per mancanza di possibilità di approfondire centinaia e centinaia di fascicoli chiamati in udienza. Insomma, spieghiamoci da un punto di vista veramente concreto. Di qui la collaborazione del consulente, che non deve avere remore a
prima di tutto chiarire direttamente al magistrato quale può essere un quesito integrativo. Secondo punto, io concludo sempre, per esempio, i miei quesiti dicendo: dica il consulente quant'altro utile. Quel quant'altro utile è può essere una formula di stile che invece è fondamentale per il consulente, perché è lì che ci può inserire quelle che sono le sue valutazioni anche critiche in relazione a delle emergenze particolari che ha riscontrato in una situazione, a delle cose che ha creduto poter essere sottovalutate dal magistrato. Quindi ecco, ripeto, il cambio di mentalità che si impone e soprattutto la spinta alla fase conciliativa che si richiede al consulente, perché tutto si svolge quindi al di fuori della fase strettamente, diciamo, dell'udienza in realtà. Diciamo che ovviamente questo si inserisce nel dovere di lealtà e di collaborazione, che insomma sul quale è inutile approfondire, che ha portato poi tante volte a spesso nominare un po' lo stesso consulente. So che di frequente ci sono le lamentele un po' che non si formulava questo, non si utilizzava questo ricambio. Vi posso assicurare che da un punto di vista dell'attività pratica del magistrato è stato sempre un comportamento di buona fede. Che cosa voglio dire? Che quando ci si imbatte in un consulente molto bravo che soldoni ti risolve i problemi, ci si annota il nome sull'agenda, ci si annota l'indirizzo e lo si rinomina. Oggi questo sarà in parte più difficile perché c'è un obbligo imposto ai capi degli uffici di verificare questo meccanismo circolatorio, cioè sostanzialmente nessun consulente può avere più del 10% degli incarichi, eccetera. Questo, ripeto, è una cosa giustissima, però vi volevo soltanto spiegare a monte quale può essere poi l'esigenza di un magistrato che si ritrova a fare una sentenza magari con una perizia lacunosa su taluni punti e che gli crea poi ovviamente dei problemi decisori. Ancora, quello che ho riscontrato, questo semplicemente come indirizzo che vi posso dare da un punto di vista pratico, è che spesso non vengono chieste queste proroghe tempestivamente, laddove non si è riusciti a rispettare questo termine. Vi invito a fare attenzione, basta un fax semplicemente in cancelleria, perché oggi la richiesta degli avvocati di dimezzare o comunque di abbattere quelli che sono gli onorari nel momento in cui viene depositata una consulenza in ritardo è diciamo una richiesta che rivedo, come dire, in passato c'era più cavalleria o comunque non si faceva lo sgarbo, ecco, oggi si fa, la situazione è questa. Basta poco, basta un fax in cancelleria anche lo stesso giorno della scadenza che sostanzialmente vi salva. Così come, per esempio, vi consiglio di chiedere sempre l'ausilio di un collaboratore, anche laddove non siete certi di utilizzarlo, perché laddove non volete utilizzarlo... L'orientamento è diverso dal tribunale al tribunale, ma dal tribunale purtroppo ci conoscono le stesse risposte. E vabbè, questo diciamo mi rende... Se non chiediamo il mezzo proprio non ci conoscono le stesse risposte. Prestare attenzione a questo, nel momento in cui voi avete formalizzato la richiesta, per esempio, appunto formalizzare come abitudine, ricordarselo sempre, di formalizzare, chiedo di essere utilizzato l'utilizzo del mio mezzo o comunque all'ausilio di un collaboratore, anche nel momento in cui poi non lo nominate, però vi salva, diciamo, dalla possibilità poi di poter richiedere queste spese e tutto il resto. Oggi c'è abbastanza rigidità nel liquidare gli onorari, nel stare attenti a queste cose. Non so se è un problema di crisi economica o tutto il resto, ma ci sono impugnazioni continue, sto notando, sul decreto di liquidazione del compenso, quindi è una cosa sulla quale gli avvocati stanno molto attenti. Così come quando fate la specifica sostanzialmente per quelli che sono i vostri onorari, non ha grande senso, come dire, chiedere cifre che sapete che in quel tribunale non si liquidano, che non possono essere liquidate, orientarvi più o meno su una liquidazione possibile sostanzialmente. Così come appunto, ripeto, il deposito in ritardo e tutto questo, sono semplicemente delle piccole attenzioni che sostanzialmente devono essere acquisite come abitudine semplicemente di lavoro, ecco, questo è tutto. Io quello che ho riscontrato
e che un consulente che opera ovviamente in maniera assolutamente equidistante dalle parti e che dimostra alle parti stesse di lavorare per loro, perché poi in fondo questo ho verificato, può smussare moltissimo diciamo gli angoli, può smussare moltissime criticità che ci sono nelle liti tra le parti. Il ruolo del consulente è rilevante, quella che può essere la sua autorità nella fase conciliativa a volte non viene percepito neanche dallo stesso consulente che lavora. E vi dirò di più, il consulente può operare di più in fase conciliativa per una ragione molto semplice, e lo dico senza timore, perché molto spesso gli avvocati non hanno il benché minimo interesse a che le parti si conciliano. Questo lo verifichiamo quando a volte ci troviamo di fronte a una comparizione delle parti che possono sembrare morbide, con gli avvocati che creano ostacolo. Il consulente, che può operare diversamente, può stare a contatto con le parti nel momento in cui fa le operazioni peritali, può verificare, come dire, anche delle debolezze, dei punti dove si può inserire. Se coltiva anche da solo, ripeto, la fase conciliativa, è un bravo consulente. E questo, insomma, sostanzialmente, non dico che non dovete dimenticare, ma è l'approccio, la mentalità del consulente del magistrato che è diversa, cioè non deve necessariamente arrivare con una consulenza, se arriva con una conciliazione è chiaramente un bravo consulente, ripeto, anche smussando quelle che possono essere le rigidità degli avvocati e che diciamo poi sono anche dati caratteriali, insomma, delle volte. Questo insomma era quello che vi volevo dire, non voglio tediarvi oltre, erano semplicemente dei suggerimenti così pratici in relazione alla vostra attività. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Che vi ha fornito un ulteriore arricchimento per la vostra preparazione nel ruolo di consulenti. Siamo alla parte finale, il presidente Santosusto sollecita un intervento del consigliere Tenore, quindi si può accomodare al tavolo per una breve impressione rispetto al tema che abbiamo trattato in questo nostro confronto, poi verificheremo se c'è da parte vostra la possibilità di formulare delle domande ai nostri esperti. Prego. Dunque, io approfitto di questa circostanza per portare il mio saluto a tutta questa assemblea, ma principalmente per ribadire un concetto che forse più volte mi avete sentito ripetere, che è quello che la preparazione distingue il professionista dai professionisti di bassa portata. Non ce ne dovrebbero essere, però molto spesso quello che conta è la preparazione individuale di ognuno che deve avere nel percorso della propria attività professionale, la serietà e l'etica di comportamento. In quanto riguarda il tema che è stato sottoposto oggi dai giudici presenti e dal consulente Frediani, credo che siano state di estrema importanza, perché quantomeno si è dato spazio al nostro credo di quelle che sono le consulenze tecniche d'ufficio, a quelle che sono le prospettive per una consulenza tecnica di parte, e credo che ci siano queste le basi su cui poter procedere nell'attività con serietà e con impegno e con soddisfazione, perché ricordiamocelo sempre che il nostro ruolo nell'ambito della nostra attività professionale ha un ruolo anche sociale, cioè se noi aiutiamo la magistratura a rendere intelligibili i giudizi che andranno a fare sulla base di quello che noi abbiamo scritto, noi credo che abbiamo reso un servizio sociale di natura squisitamente professionale, ed è questo che ci deve distinguere nell'ambito del nostro percorso formativo. I prossimi 3 giorni che andremo ad affrontare questi lavori sono effettivamente basati sulla praticità di come si deve impostare una perizia e di dove andare a pigliare le fonti informative perché noi potessimo fare una buona relazione, una buona cosa. Non ce le intendiamo le cose se non attraverso la preparazione, attraverso lo studio, attraverso la consultazione di queste cose. Alla base di tutto c'è l'etica comportamentale che deve svolgere anche il suo ruolo. Ma volevo approfittare, avendo avuto un discorso anche con il collega Frediani, che
la prospettiva futura, al di là di quella che è la consulenza tecnica dell'ufficio, almeno per gli ordini professionali di interesse anche agli iscritti, è questa prospettiva nuova che detta il decreto legislativo, che è un decreto integrativo della legge 69, di cui hanno parlato molto, molto bene i due giudici qui presenti, e che riguarda la conciliazione delegata. La conciliazione delegata è un nuovo strumento, una nuova forma di intervenire nel sociale per dimezzare un po' il carico dei lavori da cose meno importanti per i giudici di dover seguire un determinato tipo di intervento, anziché di mettersi a giudicare se il confine è giusto o non è giusto, possono dedicarsi ad altro, e questo ruolo potrà essere svolto da organismi di tipo diversi che sono appunto dettati da questo decreto legislativo che forse in questi giorni, anche con l'attenzione del collega Frediani, ne potremmo sicuramente parlare. È una prospettiva di grande respiro, quindi se stiamo attenti, se tutti quanti insieme continuiamo a seguire questi corsi formativi, noi cresciamo insieme, e cresciamo nell'interesse della clientela, ma nell'interesse anche della società che ci circonda. E vi saluto. Domande non avete, perché voglio dire, Paolo sta qui fino a venerdì, quindi c'è il volo prenotato venerdì sera, non c'è problema, quindi possiamo trattenere. Probabilmente i giudici hanno qualche cosa in più da fare, ma probabilmente se avete qualche domanda, senza problemi. Se no, altrimenti io ripeto quello che ho detto all'inizio. Ci tenevo molto affinché, da quando ho assunto la presidenza del mio collegio, che avvenisse un evento di questo tipo oggi qui, e tenevo molto affinché non sono stati presenti gli avvocati, probabilmente per qualche disguido non avevano assicurato la loro presenza, ma ci tenevo appunto che anche i giudici fossero presenti qui, perché è importante che il giudice sappia che i geometri sono dei buoni consulenti per quello che hanno già fatto nel passato, ma lo vogliono essere ancora di più preparandosi e accogliendo tutte le sfide che vengono fatte, anche delle leggi che si muovono. Noi saremo sempre pronti finché io guiderò per molto ancora questo collegio, non lo so, dipende dagli iscritti, ma se noi abbiamo fatto questa piattaforma, caro Paolo, tu ne hai avuto modo oggi di vederla, di sentirla una volta, questa piattaforma che permetterà a tutti quanti noi di seguire i corsi comodamente dai nostri studi, quindi poi avere un tutor a disposizione per poter, evitando questi viaggi, perché la nostra provincia, caro Paolo, i giudici la conoscono, insomma, la provincia è molto vasta, e quindi fare dei chilometri per arrivare al collegio e seguire i corsi sono dei sacrifici enormi. 50 colleghi lo faranno per 3 giorni adesso, cioè da domani fino a venerdì, però questo abbiamo pensato di accorciarlo, di farlo in questa maniera. Probabilmente abbiamo messo un paletto, un primato in Italia per questa cosa, insomma, che credo che altri collegi non hanno ancora sperimentato questo tipo di attività, e quindi questa sera sono un poco più contento. Sono stato 2 giorni, sono stato anche a Roma, tu sai, insomma, con queste assemblee di presidenti, cioè, preso da altre cose, il mio telefono stava sempre in continuazione a chiamare i consiglieri per sapere se tutto andava bene, chiamare Alberto per vedere se tutto funziona, però ero molto, molto preso dal fatto che volevo che un evento del genere ci fosse. Stasera probabilmente sono un po' più contento e più leggero, per il fatto, spero, cosa gradita agli iscritti e ai geometri, sperando che anche i magistrati da oggi in poi ci considerano un poco di più rispetto agli altri ordini professionali. Grazie, grazie. 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 Naturalmente vi ha fornito la possibilità di
ottenere ulteriori conoscenze rispetto al vostro lavoro di consulente tecnico d'ufficio. Ringrazio il consulente Frediani, che naturalmente ritroverete per quanti seguiranno i corsi organizzati dal Collegio dei Geometri. Mandato merito al presidente Santosusto di essere sempre in prima fila quando si tratta di approfondire gli aspetti della formazione dal punto di vista professionale. Un ringraziamento particolare consentitelo ai magistrati che sono intervenuti, il dottore Ciccone del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, che vi ha elogiato definendovi i migliori tecnici dal punto di vista professionale. Quindi questo accresce la fiducia, se vogliamo, della magistratura nei confronti della professione del geometra. Grazie naturalmente in maniera particolare alla dottoressa Maria Cristina Rizzi, anche lei ci ha fornito dei dettagli e degli aggiornamenti molto interessanti rispetto al rapporto tra magistrati e consulenti. Grazie a quanti appunto hanno partecipato a questa iniziativa, di nuovo complimenti al presidente Santosusto.